Grazie Andrea, fate un applauso a colui che dopo 70 anni cambierà la storia di questa città. Democraticamente, positivamente, costruttivamente, è un signore e quindi io voglio andare in linea con quello che ha detto. La scelta non sarà una scelta ideologica, quella della splendida comunità di Trento del 20 settembre, però ci sono alcune differenze. Poi in democrazia uno sceglie di qua o sceglie di là, ma non per ideologia. Andrea parlava di lavoro. Io nei giorni scorsi ho parlato di lavoro con Maurizio perché c'era un'opportunità di lavoro per 5.000 trentini. E in un momento di crisi economica 5.000 posti di lavoro sono tanta roba, ma quei 5.000 posti di lavoro sono andati in fumo perché qualcuno ha detto no. Maurizio mi ha mandato un messaggio, ma non era una richiesta solo di Trento, era una richiesta della Puglia, era una richiesta di Treviso. La richiesta era avere mano d'opera a tempo locale per andare a raccogliere l'uva e le mele. Chiedevano di reintrodurre i voucher per il lavoro a tempo, che avrebbe dato la possibilità a 5.000 trentini, a 5.000 disoccupati, a 5.000 pensionati, studenti o cassi integrati di andare a fare quel lavoro per le aziende del Trentino. Il governo ha detto no, perché sapete chi si è opposto? La CGIL. La CGIL. E qua c'è qualcuno che si propone di fare il sindaco di Trento a nome della CGIL, che ha detto no a 5.000 posti di lavoro per 5.000 trentini. Ragazzi, pensateci bene. Poi, per carità, ognuno fa quello che vuole, eh? Ognuno della sua vita fa quello che vuole. Prima c'è stati, stamattina eravamo a Bolzano a un mercato e hanno dovuto bloccare la strada perché c'erano centinaia di persone. È aria buona, è aria frizzantina, è aria positiva. Si è stati alla Visi, si è stati a Rovereto, adesso a Trento, poi ad Arco, poi a Riva, domani ad Ala, a Mori, e poi sarò in provincia di Vicenza, in provincia di Venezia. C'è voglia di cambiamento, non di ideologia, destra, sinistra, fascisti, comunisti. La cosa bella di stamattina, sia a Bolzano che prima a Rovereto, che in piazza c'era gente che è venuta ad ascoltarci, che non era mai andata prima nella vita a un comizio politico. Sono convinto che anche qua ci sia... Alzi la mano chi non è mai stata a un comizio. Ecco, posso dirvi grazie perché siete la miglior ricompensa al nostro sacrificio? Essere qua per interesse, per curiosità, per apertura mentale. E ne aggiungo una. In tanti, dopo l'intervento, perché io mi fermo a provare ad ascoltare, a salutare, a stringere la mano a tutti, in tanti mi stanno dicendo in queste settimane di incontri in tutta Italia, da nord a sud: Matteo, ti confesso una roba, io vengo da una famiglia che ha sempre votato a sinistra, di tradizione operaia, di tradizione contadina. Ieri ho fatto la foto con un delegato a Brescia della FIOM, con il delegato di fabbrica della sua fonderia della FIOM, che però era in piazza ad ascoltarci, e per me è la ricompensa migliore, perché mi ha detto: io ho votato per una vita a sinistra, ma il PD è quello che mi ha chiuso nella gabbia della legge Fornero e la Lega mi ha liberato dalla gabbia della legge Fornero. Quindi tanti saluti al PD, tanti saluti alla sinistra, che ormai conosce più banchieri che operai, più milionari che contadini. Quindi un voto, perché abbiamo fatto due passi con Andrea, ma vedere il Palazzo delle Poste completamente vuoto e abbandonato da anni, vedere alcune aree come i Italcementi completamente abbandonata da anni, il lavoro non è di destra o di sinistra, ma aggiungo una cosa, la sicurezza, girar sicuri per Trento, non è di destra o di sinistra. Io vorrei semplicemente che in questa splendida città una ragazza potesse uscire all'ora che vuole, nel quartiere che vuole, vestita come vuole, senza avere nessuna preoccupazione. E se vuole mettere la gonna, mette la minigonna, senza che qualcuno si senta legittimato a farsi idee strane perché al mio paese si usa così. Se al tuo paese si usa così, torna al tuo paese e fai quello che vuoi. Nel nostro paese non si usa così. E lo dico in terra di emigrazione, perché da quando io ho 6 mesi, grazie ai miei nonni, dai 6 mesi io 3 mesi all'anno, finché sono diventato un po' più grandicello, li ho passati tutte le estate in Trentino,
perché i miei genitori lavoravano la mamma e il papà, e quindi io sono cresciuto fino a quando sono diventato maggiorenne in un paese del Trentino, in Varrendena, e sul viale di Pinzolo, in Varrendena, ci sono delle mattonelle con i nomi di tutte le città del mondo, e sono decine e decine e decine, dall'Australia al Sud America, alla Germania, alla Svizzera, alla Francia, al Canada, dove i trentini nei decenni passati sono immigrati per portare lavoro, per fare gli arrotini, per fare i minatori, per fare i contadini, per fare i boscaioli. E io non permetto mai a nessuno di dire: Matteo, ma adesso dobbiamo far arrivare tutti a Trento in Italia perché anche i trentini sono immigrati. No, amico mio, perché i trentini hanno portato nel lavoro fatica, sudore, passione e rispetto, e nessuno gli ha mai regalato 35 euro al giorno o la nave da crociera o il letto in albergo a 3 stelle. I trentini si facevano un mazzo così per andare a lavorare in giro per il mondo, altro che. Quindi una città accogliente, solidale, generosa, che non distingue in base al colore della pelle, perché nel 2020 solo un cretino può distinguere un essere umano in base al colore della pelle. A me non interessa se uno è bianco, nero, giallo, rosso, verde, fucsia o verdino. Sono le persone per bene e le persone per male. E sapete che fra quelli che in maniera più accesa mi fermano e dicono: Matteo, torna presto al governo per controllare gli sbarchi, per bloccare gli sbarchi, non sono solo gli italiani, non sono solo i trentini, ma l'ho visto anche oggi. Sono tanti immigrati che sono qua regolarmente, serenamente, coi documenti, mandano i figli a scuola e pagano le tasse. E sono i benvenuti. Il mio problema non è dove uno nasce, il mio problema è rispedire a casa quelli che vengono qua per spacciare, rubare e far casino. Non abbiamo bisogno di quella gente. Ne abbiamo già di italiani, ne abbiamo già di nostri, di deficienti. Non è un buon motivo per farli arrivare dal resto del mondo. Quindi una Trento bella, sicura. Poi la differenza fra il dire e il fare, la concretezza. Maurizio lo diceva, per 30 anni la sinistra in provincia ha parlato di quanto sarebbe bello avere degli studenti di medicina a Trento, per 30 anni. In un anno e mezzo la Lega, governando la provincia, ha portato gli studenti di medicina a Trento. Le parole e i fatti. E lo studente di medicina non è di destra o di sinistra, razzista o sovranista, è uno studente di medicina. Punto. La scuola è un'altra delle mie priorità. Stamattina ero in una televisione e il giornalista mi ha chiesto: ma perché Salvini ce l'ha con l'Azzolina? Io non ce l'ho con l'Azzolina. È l'Azzolina che non capisce un accidente della scuola italiana. È l'Azzolina che è la persona sbagliata al posto sbagliato nel momento sbagliato. Cioè, a Trento i bimbi all'asilo sono già in classe, da stamattina, e da settimana prossima i bimbi fanno questa roba incredibile, vanno a scuola alle elementari, senza le mascherine, senza il plexiglass, senza problemi, misurando la febbre non a casa rompendo le scatole a mamma e papà, ma a scuola quando entrano, vanno in mensa, fanno ricreazione e fanno il tempo pieno, a Trento, grazie all'assessore della Lega in provincia di Trento. Nel resto d'Italia è il caos. Nel resto d'Italia è il caos. Ma lo dico perché ho due figli e non sto in Groenlandia, sto a Milano, con due figli che vanno a scuola a Milano e non sanno a che ora si entra, a che ora si esce, lo scuolabus sì, lo scuolabus no, se si va in mensa. E questa per due mesi di che cosa si è occupata la signora dei banchi con le rotelle? Dei banchi con le rotelle. Se mi date una mano, facciamo una raccolta fondi, le compriamo un banco con le rotelle e portiamo in giro per Trento accompagnandola col banco con le rotelle. Le facciamo fare il giro Piazza Duomo, i portici, perché il diritto alla scuola, il diritto allo studio non è di destra, non è sovranista. Il bimbo di 7 anni ha diritto ad andare a scuola. E la mamma e il papà hanno diritto di andare a lavorare, perché con le normative adesso dell'Azzolina e dell'attuale governo, se non garantisci il tempo pieno, se mamma e papà lavorano 8 ore, ma tuo figlio te lo rispediscono a casa dopo 5 ore, e non hai i nonni e non hai i soldi per la babysitter, cosa fai? Devi scegliere fra la scuola di tuo figlio e il tuo lavoro?
è un governo incivile quello che mette mamma e papà nelle condizioni di dover scegliere tra il figlio e il lavoro, perché mamma e papà hanno diritto di lavorare mandando il bimbo a scuola. Non stiamo chiedendo miracoli. La scuola, poi occhio, ve lo dico stasera, giovedì 3 settembre, segnatevelo e ci rivediamo nella primavera prossima e vediamo se avevo ragione io o se aveva ragione qualcun altro. Perché il PD che vi chiede il voto a Trento, a Roma ha già detto che per obbedire all'Europa l'anno prossimo dovranno azzerare quota 100 e tornare alla legge Fornero. Io vi do la promessa e la mia parola che se il PD a Roma porta in Parlamento la proposta di azzerare quota 100 e di tornare a quella schifezza che è la legge Fornero, facciamo le barricate dentro e fuori dal Parlamento, perché col lavoro non si scherza, in fabbrica fino a 67 anni, in casa di riposo fino a 66 anni con la schiena rotta, ma non scherziamo, diritto alla scuola, diritto alla salute, diritto alla pensione, diritti, quindi è una scelta, quella del 20 settembre, fondata sui diritti. Però vi aggiungo un'ulteriore riflessione, perché uno dice, ma tanto non è che il sindaco di Trento a incidere sulla legge Fornero, sulle tasse, sull'Azzolina, sulla riforma della giustizia, è vero, però ad esempio dal sindaco di Trento dipenderà una scelta che arriverà a Trento nelle prossime settimane, fatto il ministro dell'interno. Questi giorni stanno sbarcando centinaia di persone ogni giorno e dal ministero dell'interno è arrivata l'indicazione che fino al 21 settembre, fino a quando milioni di italiani non vanno a votare, non fanno nulla, non dicono nulla e fanno finta di niente. Dal 22 settembre sapete cosa faranno? Perché se ne sono sbarcati 20.000 non è che li possono tenere tutti a Lampedusa, tutti in Sicilia. Dal 22 settembre, una volta che si sarà votato per le regioni e per i comuni, qualcuno a Roma inizierà ad alzare il telefono con la cartina geografica d'Italia a iniziare a chiamare i sindaci e arriverà la telefonata anche in comune a Trento da Roma chiedendo: sindaco, non è che c'hai posto per 100 clandestini? Avere il sindaco giusto a Trento significa che a quella telefonata si risponde no, grazie. Abbiamo già dato. Prima vengono i nostri disabili, prima vengono i nostri anziani, prima vengono i nostri giovani, i nostri genitori separati. Punto. È una scelta di legittima difesa. Se non ho a Trento case popolari per tutti e ne ho una, secondo voi, quell'unica casa popolare che ho a Trento, questa è l'idea della Lega, poi non pretendo che sia giusta o sbagliata, però chi sceglie quel simbolo il 20 settembre fa una scelta. Se ho una sola casa popolare in comune a Trento e ho tante persone che me la chiedono, secondo me è giusta darla prima a chi è a Trento da 30 anni, lavora, fatica, suda da 30 anni in questa comunità. E quando avrò tutto per tutti, darò tutto a tutti. Adesso non ho tutto per tutti, quindi è questo il nostro principio. Una scelta libera, bella, sicura, costruttiva. Quello che fanno gli altri mi interessa poco, però Trento e l'Italia non hanno bisogno dei no. È il no ai voucher, è il no alla riforma del codice degli appalti, no all'azzeramento della burocrazia. Ne parlavo con Andrea, anzi lo ringrazio perché a 37 anni, con un bel lavoro e con tre figli, che si sia messo a disposizione della sua città è un atto d'amore. E di questi tempi non è facile. Io penso che questa piazza un giovedì sera alle 6, in orario di ufficio, in orario di negozio, di studio, di lavoro, dica tante cose, e penso che da questa piazza qualcuno a sinistra si preoccuperà un pochino. Ecco, io lascio la preoccupazione agli altri e chiudo con una riflessione, due riflessioni. Non ci sono italiani di serie A e italiani di serie B, quindi nel mio piccolo e nel nostro piccolo metto la maglietta per chiedere che Chico Forti torni a Trento, torni in Italia, perché non possiamo essere l'ultimo dei paesi sulla terra. Quando qualcuno commette un reato in Italia torna subito a casa sua, e ce li ricordiamo anche quelli che hanno commesso reati veri in Trentino. E se un italiano ha un problema dall'altra parte del mondo,
può marcire dall'altra parte del mondo. Farò e faremo il possibile, non è una battaglia politica, ma dovrebbe unire tutti perché Chico Forti torni a casa dalla sua famiglia, nella sua città, tra le sue montagne, ad abbracciare gli amici e i parenti. E speriamo che qualcuno a Roma si svegli, per questo metto questa maglietta. Poi c'è un'altra maglietta e chiudo con questa riflessione. 30 secondi dedicati alla giustizia italiana. Perché io ho 47 anni, quindi stando a Dante, teoricamente, vista l'età media, ho superato da un po' il mezzo del cammin della mia vita. Però guardandomi indietro sono assolutamente un ragazzo fortunato. Lui mi batte come figli, 3-2. Però c'è tempo. Quindi... Però guardandomi indietro, tante cose belle, passione, una famiglia in salute, un bel nipotino, tanti successi e qualche sconfitta, tante cose giuste e qualche errore. D'altronde nella vita, se vivi veramente, puoi fare le cose giuste, puoi sbagliare, puoi cadere, ma l'importante è rialzarsi ogni volta che uno cade, e i trentini sono un esempio del mondo di fatica, di sudore, di orgoglio, di autonomia che il PD sta cercando di cancellare dalla Costituzione, e guai a chi tocca l'autonomia di Trento e dei trentini. Su questo i finti autonomisti a Trento dovrebbero aver vergogna, che vanno coi più centralisti della storia dell'uomo. Però chiusa questa, insomma, io ho provato tante cose nella vita, poi devo dire che da milanista ho vinto tutto quello che potevo vincere. Quindi... Cos'è sto mugugno? Vabbè, ci saranno mica degli interisti in piazza. Tu cosa tifi? Io tifo per la nazionale. È un democristiano, Lui tifa per l'Itas Trentino Volley, lui tifa per il Trento, vabbè, fa niente. Io posso permettermi di Sei juventino? Accompagnate questo signore fuori dalla piazza. Sta scherzando. Dai, sorridiamo sul calcio perché le cose serie sono altre. Però dicevo, ho provato quasi tutto. Però il 3 ottobre, ed è esattamente fra un mese, proverò una roba nuova che molti di voi non hanno mai provato, e vi auguro di non provarlo perché si può passare il tempo in maniera più costruttiva. Sarò in un tribunale della Repubblica Italiana da imputato. E io l'ho sempre visti, avvocato, nei telefilm, quella roba che ti siedi, ti devi mettere elegante, non posso andare vestito così, se no mi danno l'ergastolo, vado elegante, e mi chiedono: lei, Matteo Salvini, è accusato di sequestro di persona, aggravato e continuato anche ai danni di minore, pena prevista 15 anni di carcere. Lei si dichiara colpevole o innocente? Io dovrò evitare di ridere e dovrò dire: io mi riterrei innocente, rischio 15 anni di galera. Qualcuno prima di me scriveva sui libri che un uomo che non è disposto a lottare per difendere le sue idee, o non valgono niente le sue idee o non vale nulla lui. Io vado avanti fino in fondo e andrò in quel tribunale a nome vostro, orgoglioso di aver difeso l'Italia e gli italiani. Grazie, buona vita, viva Trento, buon voto, in bocca al lupo ad Andrea, e forza alla nostra piccola grande Lega. Grazie di cuore.